Siamo una categoria proprio dimenticata. Vorrei che ci venissero incontro con il caro carburante, che lo Stato ci venisse più incontro a noi, anche come settore marittimo. È il lavoro più duro del mondo, però per noi è il più bello, perché io sono da 4 generazioni che lo faccio, però ti fa schifire oramai. La marineria fanese è preoccupata sulla grave situazione in cui versa ancora tutto il comparto della pesca. Questa mattina i marinai e tutti i componenti delle imbarcazioni hanno incontrato il sindaco di Fano Massimo Seri insieme all'assessore Etienne Lucarelli. Tra i temi toccati, le spese di carburante insostenibili e la mancata retribuzione degli equipaggi, una protesta arrivata alla terza settimana senza uscire in mare. Non c'è più margine di guadagno, prospettiva per il futuro, salari al minimo garantito su pietà degli armatori, dalla bontà che hanno, se no non raggiungiamo neanche quello, cioè siamo all'astrico, saremmo costretti a chiudere se andiamo avanti così. Siamo tutti demoralizzati, non vai più, anche se andassimo in mare, che sono 3 settimane che non andiamo, già la situazione si è vista dall'inizio dell'anno, che andava sempre peggio, il morale è sotto i piedi, non ce la facciamo più, chiediamo anche all'amministrazione comunale di venirci incontro, magari con le bollette del gas, con buoni spesa, con il pagare dei mutui, chi paga l'affitto, perché è insostenibile proprio, non abbiamo neanche spiragli per il futuro, perché come ti dico andiamo sempre peggio, andiamo anche in mare scontenti poi. Quante sono invece le persone coinvolte qui a Fano? Noi siamo 7 pescherecci da 5 persone di equipaggio, sono 35-40 famiglie, poi dopo c'è l'autista, c'è l'armatore, siamo un bel mucchietto e poi noi siamo pochi, Figuriamoci che ci sono marinerie con 50-60 imbarcazioni. La pesca si ferma e gasolio game over sono solo alcuni degli striscioni che sono apparsi oggi, ma anche nelle scorse settimane, nei pescherecci fanesi. Ciavaglia, quanto costa uscire ora con una imbarcazione rispetto al passato? L'anno scorso con il gasolio a 50 centesimi avevamo una spesa mensile di 14-15 mila euro al mese di gasolio. Oggi siamo arrivati a 33-34 mila euro se lavoriamo a pieno ritmo, quindi quella è una differenza che chiaramente ci porta via tutto il guadagno, soprattutto in un periodo come questo dove è normale che la natura ci dia meno pesce e gli incassi sono bassi, quindi queste spese sono a fronte di un incasso ottimistico che si può fare in questo periodo, che è di circa 40 mila euro. Che poi un'imbarcazione non è che ha solo il gasolio, per quanto che è la voce principale che oggi incide al 90%, però un'imbarcazione comunque consuma l'olio, c'ha una cambusa, c'ha l'attrezzatura, c'ha l'usura del mezzo. Con il gasolio a 1,20 euro è improponibile riprendere il mare. A intervenire poi è stato il primo cittadino di Fano che ha ascoltato le varie richieste degli uomini della pesca. In situazioni come queste, dove ci sono delle categorie in difficoltà, ha detto Seri, ogni sindaco è al loro fianco. La prima cosa è essere a fianco insieme a loro per rivendicare le soluzioni per poter far ripartire il comparto della pesca. E intanto lo farò anche coinvolgendo altri sindaci che hanno situazioni di questo tipo nei loro porti, perché la prima questione è affrontare il tema alla fonte, la causa è il caro gasolio che mette in ginocchio gli armatori e tutte le imbarcazioni, conseguenza anche coloro che ci lavorano. Secondo elemento, hanno chiesto di dargli una mano, noi cerchiamo di capire come poter fare con i nostri strumenti, che non dobbiamo nasconderci dietro un dito, ovviamente sono oggettivi e sono limitati e non sono mai immediati, ma non ci sottraiamo, saremo a fianco anche in questo momento. E non dimentichiamo che non è solo un problema degli equipaggi e dei pescatori, perché poi a cascata contaminano anche altri fronti, stiamo entrando in piena stagione estiva col turismo, quindi il pesce e tutto il comparto poi inevitabilmente condiziona anche altri settori.